Ora vediamo un altro tipo di scuola che è la formazione al lavoro. La manutenzione delle linee ad alta tensione, che di solito si esegue senza interrompere il passaggio di corrente elettrica. Gli operatori che svolgono questi delicati interventi vengono formati da una scuola che la Terna ha realizzato a Viverone, in provincia di Biella. L'arco elettrico che vedete tra le mani di questo signore è prodotto da una tensione di 380.000 volt, sufficiente a incenerirlo non una ma molte volte, ma lui fa parte di un gruppo di esperti, il cui ruolo qui è quello di guidare gli allievi manutentori, aggiornare il personale specializzato in questi interventi e verificare nei laboratori del centro, attraverso test di carico meccanico ed elettrico, lo stato di servizio dei materiali isolanti in attività e l'idoneità dei nuovi prodotti. Una parte dell'addestramento riguarda anche le tecniche di arrampicata e viene impartita qui su questo traliccio costruito apposta per funzionare come palestra di climbing della scuola. Quando si comincia a operare sui tralicci si adotta una tecnica buona come viene insegnata e soprattutto si fa affidamento all'attrezzatura e ai dispositivi di protezione individuale, le persone lavorano tranquillamente anche a 50 metri d'altezza. C'è una cosa che lei non può dire, cioè che questo non è un lavoro da tensione. È un lavoro da tensione ma esente da pericoli e rischi, perché si fa essendo preparati, studiato tavolino e tutto. Quindi. Mai rischiato nulla? Direi di no. La sensazione più bella? Quando si è a 2000 metri su un sostegno si possono vedere laghi, camosci e tutta quella banda. È vero che ha fatto anche l'attore? Sì, in un film di Sorrentino, Le conseguenze dell'amore. E che parte faceva? Il lavoro che faccio tutti i giorni.